Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura la cronaca, ci occupiamo dei quattro dispersi sul Montevelino, probabilmente travolti da una valanga. Al momento non ci sono novità, purtroppo, anzi, le ricerche sono state sospese a causa delle condizioni meteo proibitive. Vediamo il servizio di Alfredo Primante. Sono ricominciate questa mattina le ricerche dei quattro escursionisti dispersi da ieri in zona Valle Maielama sul massiccio del Velino. Ieri sera erano partite con gli sci due squadre di 11 uomini, una del soccorso alpino e speleologico ed una della Guardia di Finanza. Poi, a causa delle proibitive condizioni meteorologiche, le operazioni via terra sono state sospese. Durante la notte è anche decollato da pratica di mare un elicottero dell'aeronautica, l'unico con i visori notturni in grado di volare con visibilità scarsa. Il velivolo ha sorvolato rifugi, bivacchi e stazzi, ma senza esito. Nella zona sta attualmente nevicando. I quattro, tre 25enni e un 60enne di Avezzano, sono escursionisti esperti. All'alba sono tornate in azione le squadre di terra del soccorso alpino e della Guardia di Finanza. Sono segnalate delle tracce di una valanga nell'area che in Valle Maielama incrocia la Valle del Bicchero. Il rischio valanghe attualmente è a livello 3, di grado considerevole. La qualità della neve non compatta, le raffiche di vento e i frequenti sbalzi di temperatura hanno mutato le condizioni morfologiche della zona, creando accumuli di neve che prendono la forma ingannevole di terreno stabile o di falsi costoni di roccia. Un pericolo nascosto dalla mutazione del territorio tipica della stagione, che crea delle vere e proprie trappole ed accumuli pendenti su false piste praticabili, condizione ingannevole anche per i più esperti di montagna. Nel frattempo è stato autorizzato il monitoraggio delle celle telefoniche per cercare di rintracciare i segnali dei telefoni dei dispersi, ed un segnale è stato effettivamente agganciato dall'elicottero V-169 della Guardia di Finanza nella zona sotto al Colle del Bicchero. Il mezzo è dovuto rientrare però a pratica di mare a causa delle condizioni proibitive del tempo. Il segnale è stato trovato con la strumentazione ISMI Catcher, che consente di individuare i telefoni cellulari indipendentemente dalle celle telefoniche nel raggio di diverse centinaia di metri. Se i uomini del soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno cercato di raggiungere il luogo della segnalazione arrivando fino ai 1810 metri di altezza a piedi, ma le condizioni meteo proibitive, vento e nebbia fitta, li hanno costretti a tornare indietro. Ora gli elicotteri, gli uomini della Guardia di Finanza e del soccorso alpino sono tutti fermi, impossibilitati a cercare a causa del brutto tempo. Veniamo ora alla questione Covid. Quest'oggi in Abruzzo sono solo 69 i nuovi casi per un tasso di positività che scende all'1%. 25 però sono i morti comunicati nelle ultime ore. Il servizio. Giù il tasso di positività quest'oggi in Abruzzo, 69 nuovi casi di Covid, l'1% dei 6.685 test processati nelle ultime ore, di cui 1.800 tamponi molecolari e 4.885 test antigenici. Il più anziano tra i nuovi contagiati ha 89 anni, il più piccolo un mese. 25 sono i morti, d'età compresa tra 46 e 94 anni, uno in provincia di Chieti, 4 in provincia dell'Aquila, 13 nel Teramano e 7 nel Pescarese. Dei decessi odierni, 16 sono riferiti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 499 sono invece guariti. Attualmente in Abruzzo vi sono 10.196 positivi accertati, meno 458 rispetto a ieri, sottraendo al totale il numero dei guariti e dei deceduti. 426 pazienti, meno 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva. 44, con un nuovo ricovero, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 9.726, meno 454 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Questi i numeri forniti dall'assessorato regionale alla sanità. L'impatto economico della pandemia sulle imprese di Chieti e Pescara, e questo è l'oggetto dello studio affidato dalla Camera di Commercio al CERVED. Paolo Renzetti. Presidente, avete commissionato questo studio al CERVED, uno studio che conferma come ci siano alcuni settori nella nostra regione in grande difficoltà, quelli della ristorazione e anche quelli del turismo. Ma guarda, lo studio è stato fatto per analizzare un quadro generale dell'economia. Da qui si evince chiaramente che il settore della ristorazione è quello più colpito, ma ne eravamo coscienti, ce l'ha confermato. Sul settore turismo,
Io qui sarei un pochino più cauto nel senso generale, perché in quei pochi mesi che l'estate scorsa c'è stata la possibilità di lavorare, abbiamo visto un incremento delle presenze in Abruzzo rilevante, e io credo che dobbiamo cogliere anche la cosa positiva, che se questo incremento i nostri operatori turistici sono stati capaci a valorizzarlo, credo che l'anno prossimo ne avremo ancora maggiore, e per cui io sul turismo abruzzese non sarei così negativo, anzi spero di essere positivo. Gli investimenti, qui va fatto un discorso serio, i soldi vanno investiti, non regalati. Se si investono in infrastrutture, tutto sommato noi miglioriamo tutti i settori di attività. Quello di cui abbiamo bisogno di sicuro è investimenti sulle infrastrutture. Un sit-in di protesta questa mattina sotto la sede del Comune di Teramo da parte dei lavoratori della Tercop, la società, una delle società che gestisce i parcheggi della città. I lavoratori denunciano la perdita di oltre 15.000 euro di incasso negli ultimi 4 mesi a causa della riduzione degli stalli per i lavori in corso, senza che l'amministrazione comunale provveda ai giusti ristori. Ascoltiamo Tania Bonici Castelli. La riduzione dei parcheggi a Teramo città sta creando forti tensioni per chi gestisce gli stalli. Dopo un breve sit-in di protesta sotto l'attuale sede del municipio di Teramo, i lavoratori della Tercop, una delle società che opera nel settore, sono stati invitati dal sindaco nella sala giunta. Secondo la Tercop, solo negli ultimi 4 mesi le perdite di ricavi per gli stalli sottratti temporaneamente per lavori ammonterebbero a circa 15.000 euro. I 26 dipendenti protestano anche contro la disparità di trattamento da parte del Comune di Teramo, che ristorerebbe le perdite delle altre due società e non quelle della Tercop. Siete preoccupati perché la situazione non è buona per voi? Offriamo proposte di partenariato da circa 7 anni molto più vantaggiosi di quello che il Comune ha accettato dai nostri concorrenti, e questo è un punto che il Comune ovviamente ci dovrebbe chiarire, perché ovviamente non si tratta di privati che potrebbero decidere anche per simpatie e per antipatie, ma si tratta di interessi pubblici da tutelare. Il secondo aspetto invece è per quanto riguarda la continua riduzione di stalli a pagamento, che ovviamente negli anni ci hanno sottratto almeno circa 700.000 euro, soltanto negli ultimi 4 mesi, soltanto per i lavori, Piazza Verdi, Largo Anfiteatro, Marte Ripennesi, soltanto negli ultimi mesi ci hanno tolto circa 15.000 euro. Cioè noi abbiamo scritto al Comune dicendo: se da 10 anni ci togliete, noi come facciamo a rispettare i contratti? Quante persone siete in questa cooperativa? 26 persone, e non prendiamo ancora lo stipendio del mese di dicembre, e ovviamente è importante. Prospettiva ancora più difficile nelle prossime settimane. Quindi chiediamo al Comune perché questa disparità di trattamento tra noi e i nostri concorrenti, che vengono puntualmente, giustamente risarciti sulle riduzioni di stalli, mentre invece noi dovremmo fare i miracoli, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, e ovviamente abbiamo chiesto chiarimenti, ma su questi punti non ci si risponde. Cambiamo argomento. Il Comune di Pescara ha presentato questa mattina le iniziative riguardanti la giornata della memoria. Il 27 di gennaio, giorno appunto dell'anniversario di quando l'Armata Rossa nel 1945 entrò nel campo di sterminio di Auschwitz, è previsto anche un convegno con grandi personalità. Vediamo quali. Il giorno della memoria a Pescara è molto significativo per questo legame che c'è fra Pescara e la comunità ebraica, che si è rafforzato in questi ultimi anni con la partecipazione della città alla giornata mondiale della cultura ebraica come unica città abruzzese. L'anno scorso abbiamo, come sapete, assegnato la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre, alla Brigata Ebraica e all'American Jewish Committee, proprio per sottolineare il legame della città con la comunità ebraica. Quest'anno deporremo una corona a forma di stella di David sulla lapide che si trova a Palazzo di Città e che l'anno scorso abbiamo inserito nel contesto delle lapidi. E poi avremo un convegno importantissimo sulle tradizioni culturali
italiane ed ebraiche, perché noi discendiamo tutti dalla stessa cultura giudaico-romana, e per rafforzare questa posizione il convegno è necessario affinché comunque si ricordi sempre che cos'è stata la tragedia della Shoah, si ricordi soprattutto ai giovani per far capire loro che le discriminazioni non possono esistere, perché le discriminazioni portano alle guerre, portano ai lutti, portano ai dolori, e soprattutto in questo momento storico in cui la pandemia ha colpito tutti nella stessa maniera nel mondo e ci ha fatto capire che siamo tutti ospiti di questo mondo, come dice bene Papa Francesco, dobbiamo fare in modo che questo ricordo, che questa giornata sia un ricordo che ci porta verso una dimensione diversa di società, una società che lega tutti, che fa in modo che tutti possano vivere bene. Quindi la Shoah è una tragedia che noi dobbiamo stigmatizzare fortemente e dobbiamo non soltanto ricordare in questo giorno, ma dobbiamo ricordarlo ogni giorno affinché ci sia un mondo migliore. E siamo così giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, ampia come ogni lunedì. Partiamo dal calcio di Serie B. Innanzitutto, quella di oggi è una giornata speciale per Giovanni Galeone. Il profeta compie infatti 80 anni, un grande traguardo per l'allenatore che più di ogni altro ha fatto la storia del Pescara, centrando due promozioni in Serie A nelle stagioni 86-87 e 91-92 e ottenendo l'unica salvezza nella massima serie nel campionato 87-88. Intanto sul fronte squadra notizie rassicuranti per Cristian Galano, infortunio meno grave del previsto per lui. La risonanza a cui si è sottoposto ha confermato la distorsione della caviglia, ma ha escluso lesioni ossee e il calciatore sarà rivalutato nei prossimi giorni. Galano però salterà sicuramente la partita di domenica a Verona contro il Chievo. Sul fronte mercato invece Pescara sempre più vicino al difensore Nicola Rigoni in prestito dal Monza, che invece ha bloccato l'uscita di Lorenzo Pirola. Andiamo ora in Serie C, pareggio al Barbera per il Teramo che passa in vantaggio con Birligea al 20° del primo tempo, ma si fa rimontare dal Palermo che va in rete grazie a Lucca. Buona prestazione della formazione di Paci che ieri ha proposto la novità del 4-3-3, servizio e interviste di Ania Cantagalli. Appuntamento con la vittoria ancora una volta rimandato ed ancora una volta il Teramo si porta avanti ma si fa riacciuffare. Al Barbera finisce 1-1 la sfida playoff contro il Palermo, ma è un pareggio dal sapore diverso rispetto ai precedenti. Paci sorprende puntando sull'ex rosanero Birligea dal primo minuto, poco impiegato fino a questo momento, e varando un 4-3-3 che vede Mungo dare una mano in mediana a Viero e Santoro e Pizzauti confermato centravanti con Bombaggi al suo fianco. Il Palermo fa fatica per la prima mezz'ora con il Teramo che invece ha un approccio migliore. Al nono Crivello sbaglia l'appoggio, Pellegia tocca per Pinzauti che tenta il pallonetto calibrando però male il pallone. Al 19° altra occasione per i biancorossi, in ripartenza di nuovo l'ex rosanero ad impegnare Pelagotti. Un minuto dopo il diavolo affonda il colpo, il Palermo gestisce male il possesso, Luperini si fa soffiare il pallone da Birligea che scampia con Pizzauti e si invola verso la porta. Davanti all'estremo di casa l'attaccante rumeno firma il primo gol stagionale. La formazione di Paci, come altre volte accaduto, però tira da questo punto in avanti un po' i remi in barca. Al 27° Accardi crossa per la testa di Rauti con Lucca che non intuisce la traiettoria. Alla mezz'ora arriva il pari dei padroni di casa. Valente batte il corner che arriva dalle parti di Canutè. Il cross dell'esterno premia la testa di Lucca che segna l'1-1 tra le proteste del Teramo che chiedeva la posizione di fuorigioco di Crivello sulla traiettoria del pallone. Il diavolo rischia ancora. Al 33° da un nuovo calcio d'angolo, Luperini cicca il pallone a due passi dalla porta. Pizzauti, in acrobazia, servito da Birligea, prova a dare la scossa alla formazione di Paci, ma al 36° Tintardini è bravo a mettere una pezza su Rauti e Lewandowski poi sugli sviluppi a mandare in angolo. Proprio dal corner, Rauti, sul primo palo, non trova di testa lo specchio. Paci perde Birligea per un problema muscolare a pochi minuti dall'inizio della ripresa, con Di Francesco a prenderne il posto. L'esordio di De Rossi al posto di Rauti è invece la prima mossa di Boscaglia dopo il quarto d'ora. Le occasioni latitano nel secondo tempo e Di Lari fa il suo ingresso in campo al posto dell'ammonito e diffidato Viero. Lucca ci prova qualche istante dopo andando alla conclusione in area, con palla che termina fuori non di molto. L'incursione del 26° di Valente ed il successivo tiro dell'esterno che Lewandowski prega fuori fa venire i brividi ai bianconeri.
biancorossi. Due minuti più tardi è proprio l'estremo del diavolo ad allontanare il tiro a giro di Valente che aveva bucato la difesa di Paci. Al 40esimo il Teramo costruisce la prima vera occasione della ripresa con una incursione di Lari chiuso in qualche modo da Pelagotti. Quattro minuti dopo, dagli sviluppi di una punizione, è invece il Palermo e nello specifico Somma ad andare vicino al gol con Lewandowski ancora bravo in chiusura. In pieno recupero Lari riceve da Costa Ferreira, fa tutto bene ma disegna un tiro che si spegne fuori dallo specchio. Il Palermo tenta gli ultimi assalti nei minuti che mancano, ma finisce 1-1 al Barbera. Per il Diavolo è la nona gara di fila senza vittorie e sabato prossimo ci sarà il Bari da affrontare al Bonolis. E abbiamo giocato con un ottimo spirito, siamo riusciti noi all'interno dello spogliatoio a creare il giusto ambiente in settimana. Abbiamo capito che parte tutto dall'atteggiamento e oggi l'abbiamo dimostrato. Sono contento perché i ragazzi hanno fatto una bellissima prestazione e questa deve essere un'esperienza per noi. Abbiamo capito che per noi la concentrazione e questo tipo di atteggiamento ci può fare la differenza. Abbiamo cambiato modulo perché le cose sono cambiate. Io almeno ho dovuto cambiare per forza perché con il 4-2-3-1 le cose non filavano più, avendo spostato Santoro sulla sinistra, Costa Ferreira dietro e non c'era più fluidità. Oggi le cose sono andate meglio, è un modulo che può funzionare. Sì, hai ragione, però penso che poi alla fine sia l'atteggiamento che faccia la differenza, dai. Il modulo è importante perché col 4-2-3-1 eravamo diventati molto sterili. Intanto la storia di Birlinghi è meravigliosa perché poi il calcio insegna anche queste storie qua. Lui è stato 3 mesi, avevamo fatto una scelta diversa con lui, doveva andare via, poi è rimasto e lui si è allenato sempre con grande umiltà e poi oggi ha avuto l'occasione e l'ha sfruttata, quindi probabilmente avrebbe continuato lui a giocare, purtroppo si è fatto male. Sei contento insomma dell'arrivo che sembra ormai scontato di Vitturini? Beh sì, sono molto contento perché ci dà un'opzione in più e così possiamo rimettere Costa Ferreira in davanti che per noi è stato un grande peso offensivo, quindi sì, sono molto contento, anche come giocatore lo conosco, è bravo. No, loro si sono messi a tre, non l'avevano mai fatto, ma questo non deve destabilizzare la nostra squadra, cioè non può essere che ci destabilizzi perché abbiamo tante volte giocato contro una squadra che giocasse a tre a metà campo, quindi si gioca in verticale con gli attaccanti, quindi non si gioca più diciamo in linea ma si gioca in verticale. Il problema è stato un problema di atteggiamento e vi dico la verità, la colpa è mia, nel senso che probabilmente non gli ho fatto capire bene in settimana ciò che dovevamo fare, come dovevamo farlo, con quale atteggiamento, quindi mi assumo io tutte le responsabilità. I ragazzi comunque sono frutto di quello che fa in settimana, frutto del lavoro fatto con lo staff tecnico, quindi ripeto mi assumo tutte le mie responsabilità di quella diciamo, 25 minuti circa di assenza totale dal campo. Quindi questo, uno può anche fare cose diverse rispetto a quello che tu ti aspetti, ma poi in campo abbiamo lavorato così tanto su tante dinamiche tattiche che non ci deve sorprendere nulla in pratica. Serie D, successo per il Castelnuovo che regola per 2-1 la Recanatese grazie alle reti di Terrenzio nel primo tempo e Croce nella ripresa. E complice il pareggio del Rieti a Castelfidardo, il Castelnuovo così riprende la vetta solitaria del girone F di Serie D. Stefano Recanati. Formazione tipo per Di Fabio che può contare sul rientro di San Severino sulla corsia di destra. Torna titolare a centrocampo Croce a far coppia con Loviso in avanti. Fagioli a sostituire lo squalificato Sbarbati. Ancora in emergenza la Recanatese che dopo il Covid in settimana ha perso Brunetti e sbaffo per infortunio. Il tecnico Giampaolo si presenta al comunale con il 3-5-2 in difesa Donzelli, in avanti Ceppera con l'ex Teramo Piccioni, dirige Gemelli di Messina. In un pomeriggio molto freddo e caratterizzato dalla tanta pioggia scesa per l'intero arco della gara, il primo a scaldarsi è Natale, pronto a intercettare un colpo di testa ravvicinato di Pera da panzione d'angolo. La sfida è molto equilibrata in avvio e i neroverdi oggi in maglia bianca si affacciano in avanti per la prima volta al 20° quando De Giglio dalla destra pesca di Ruocco che non si fida del tiro a volo e la sua conclusione viene murata dalla difesa leopardiana. Al 25° si levano le proteste degli ospiti quando Piccioni va giù al limite dell'area ma per il direttore di gara non c'è fallo e fa proseguire. Sotto una
una pioggia battente alla mezz'ora e ancora Di Ruocco a provarci dopo una ripartenza veloce, ma il tiro dell'esterno sinistro finisce abbondantemente alto. Si fa preferire ancora la squadra di Guido Di Fabio che al 34esimo con lo specialista Loviso scalda i guantoni a Santarelli che si rifugia in corner. Continua a premere il Castelnuovo che mette la freccia al 39esimo, punizione ben calciata da Loviso, sul primo palo irrompe Terrenzio che di testa sul secondo palo trafigge Santarelli. Per il capitano il primo centro stagionale. 5 minuti dopo prova ad allungare la formazione di casa con Croce che dalla distanza impegna in due tempi Santarelli e poi Fagioli rischia il secondo giallo per fallo sull'estremo ospite. Sul finale di tempo brivido per i locali quando Pera, non il più alto, di testa in area di rigore per poco non pareggia il parziale. Il secondo tempo riparte con un giallo in area di rigore abruzzese quando il direttore di gara concede giustamente il rigore ai marchigiani per fallo di mano di Terrenzio, ma l'assistente Cadorna di Catania aveva in precedenza alzato la bandierina segnalando una posizione di fuorigioco. Ma la Recanatese rientra da grande dagli spogliatoi e impatta il risultato al sesto. Lancio illuminante di Pera che vede con la coda dell'occhio l'inserimento di Pezzotti e per l'ex Pineto gioco da ragazzi infilare in uscita Natale. La gara vive una fase spezzettata del gioco ma al 20esimo il Castelnuovo a farsi vedere in avanti con Fagioli che schiaccia verso la porta ma la gioia del gol gli viene negata da Raparo ben appostato sulla linea. 3 minuti e Croce da calcio piazzato impegna Santarelli alla parata in 3 tempi. La Recanatese non ci sta ed è il neo entrato Senigallese a farsi vedere in avanti dopo un cost to cost per vie centrali, ma il suo tiro è messo in angolo da Natale. I giallorossi hanno la più nitida occasione per passare in vantaggio a Compera, il più lesto di tutti ad approfittare di una sponda di Ferrante, ma Natale salva immolandosi sull'ex Matelica. Ma a differenza della gara contro il vasto Girardi, Loviso e compagni non si scompongono e prima vanno vicino al gol al 38esimo con Fagioli che in tuffo colpisce il palo, poi trovano il gol vittoria 3 minuti più tardi con Croce. L'ex Chieti raccoglie l'assist al volo di Di Ruocco e infila Santarelli per la gioia dei pochi addetti ai lavori di Fede Neroverde presente al comunale. Nei minuti di recupero vano l'assedio verso la porta avversaria dei marchigiani che come il campo basso cade per la prima volta in campionato a Castelnuovo, ora nuovamente in vetta dopo il pari del Rieti a Castelfidardo. Vittoria anche per la Vastese col Vasto Girardi, prima gioia per D'Addario coi biancorossi che salgono così a 13 punti e mercoledì avranno il recupero di Notarisco contro il rossoblù. Arriva contro il Vasto Girardi la prima vittoria aragonese della gestione D'Addario contro la squadra guidata dal pescarese Prosperi. Biancorossi hanno giocato una gara corta e di sostanza, meritando la vittoria con la conquista di 3 punti dall'inestimabile valore con il successo che mancava in casa da quasi 3 mesi. Avvio di gara combattuto ed equilibrato, proteste in area molisana al 7° quando c'è forse un doppio tocco con la mano con il direttore di gara che fa proseguire fra le proteste locali. Al 12esimo c'è però una colossale occasione per Solimeno della Vastese che in area mette incredibilmente al lato. Sul capovolgimento di fronte Mercai in area da posizione defilata chiama il portiere di casa alla respinta. Match che si ravviva e che al 15esimo vede il vantaggio locale grazie ad una bella rovesciata di Martinez che supera Guerra portando così in vantaggio la sua squadra. La partita si mantiene vibrante nonostante il terreno di gioco allentato per la pioggia. Al 21esimo Ruggeri per gli ospiti su punizione dai 25 metri chiama Di Rienzo al salvataggio in angolo. Il pareggio della squadra di Prosperi è solo rinviato e arriva al 25esimo quando guida in area in un contrasto termina a terra per il signor Tartarone di Frosinone. Ci sono gli estremi del rigore che Mercai trasforma spiazzando il portiere di casa. Di nuovo parità dunque fra Vastese e Vasto Girardi in un match che si mantiene aperto e imprevedibile con le due formazioni non paghe. Fino all'intervallo non accade però più nulla con le due squadre che ritornano negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nella ripresa avvio arrembante per i padroni di casa che al 5° trovano con le noci il gol del vantaggio. La squadra di D'Addario dunque si porta sul 2-1 e sfiorando al 19esimo addirittura il tris con Bernardi. Il tecnico ospite Prosperi effettua 2 sostituzioni sperando di vedere la sua formazione più propositiva. Guida così al 22esimo una buona intuizione dal limite con la palla che però termina di un soffio alta sopra la porta di Di Rienzo.
stesso. Come nel primo tempo, il match resta comunque in equilibrio, con un gioco più frastagliato rispetto alla prima parte di gara e con le emozioni che arrivano con il contagocce. Al 35esimo però l'ennesima svolta della gara, con Di Filippo che sradica palla ad un avversario a centrocampo e si dirige verso la porta di Guerra, e appena dentro l'area Molisana entra in contatto con Pesce, cade a terra per il direttore di gara e rigore con Diarra che dagli 11 metri non sbaglia, realizzando il 3-1 che permette agli abruzzesi di mettere a questo punto in cassaforte i tre punti, anche perché la formazione molisana sembra non averne più, con la festa biancorossa al 95esimo. Per una vittoria di platino per classifica e morale. Ora due partite in trasferta, mercoledì il recupero di Notaresco e domenica prossima a Genzano con il Cinzia Alba Longa. E ora il volley, strepitoso ennesimo successo nel campionato di A3 di pallavolo dell'Abba Pineto, che sbanca con un perentorio 3-0 anche il campo del Lecce con parziali eloquenti. Gara senza storia, ancora una volta caratterizzata dalla forza del muro, ben 13 volte vincente con la firma del trio Partenio, Trillini, Orazzi. L'exploit nel Salento significa il nono trionfo consecutivo con 27 punti conquistati su 27 a disposizione, 27 set vinti, appena 2 subiti, e soprattutto conferma del primo posto in condominio con Galatina e Grottazzolina. Dopo la pausa del prossimo weekend, il 7 febbraio, big match in arrivo al Pala Santa Maria, di scena il Tuscania, sconfitto ieri in casa nello scontro al vertice di Grottazzolina. A seguire altro turno interno, domenica 14 contro la Roma, in occasione d'oro questa per l'Abba Pineto del presidente Guido Abbondanza, per restare lassù in cima e ribadire il trend da record del sestetto ottimamente allenato da Gianni Rosichini. E con la pallavolo termina questa edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono su YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prima di salutarvi vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la trasmissione dedicata al Pescara di Enrico Rocchi e i suoi ospiti. L'informazione invece tornerà alle 23 con l'edizione della notte. Grazie e buona serata.